sono molto, sarò molto brava e efficace nel comunicare la felicità che sento oggi e tutta la mia gratitudine per i compagni e le compagne di Osopacco per averci contagiato con la loro pazzia. Penso di poter dire che la pazzia è un sentimento rivoluzionario che oggi condividiamo in questo teatro ed è bellissimo. E penso che non sia un caso che una forza di questo tipo, una restituzione di forza politica a tutte e tutti noi venga da un luogo che era un ex ospedale psichiatrico e giudiziario. Perché questo capitalismo produce solitudine, produce patologia psichiatrica e poi la segrega. E allora oggi in primo luogo voglio nominare due persone che non sono qui con noi. Voglio nominare Assunta Signorelli, una psichiatra italiana che oggi sarebbe stata qui con noi a condividere questa pazzia. E voglio nominare un giovane compagno di 19 anni che in questo momento è ancora detenuto ad Amburgo. Senza che il suo carico vi sia prove, il suo poliziotto l'ha riconosciuto, in custodia cautelare da più di 5 mesi e con il tribunale di Amburgo che ha ricusato persino la scarcerazione su cauzione. Chiediamo tutte e tutti, di fronte al vergognoso silenzio di questo governo, Fabio Vettorelli libero. Dobbiamo continuare a fare, smettiamo anche con l'idea che stiamo sempre partendo da zero. Noi dobbiamo continuare a connettere le lotte, continuare a unire chi lotta. Questa è la nostra rivoluzione molecolare, dove il capitale crea disgregazione e competizione, le compagne e i compagni creano unità, unità delle lotte, unità di chi lotta contro le pressioni di questo capitale. A partire dai compagni Notaco che vengono dalla mia terra, a partire dai Notaco che sono, diciamo, rappresentati simbolicamente da Nicoletta, anche se oggi non è connessa con noi, e tanti compagni che subiscono la repressione in questa città perché lottano per il diritto alla vita. Questa è la nostra unità, l'unità di chi lotta. E allora, tu prima citavi l'internazionale di Fortini, a me mi ha sempre accompagnato una frase di Franco Fortini, che è questa: nulla è sicuro, ma scrivi. Noi non siamo sicuri di niente, non siamo sicuri di riuscire a raccogliere le firme, di superare i parlamenti, diciamocelo. Ma dobbiamo scriverla questa storia collettiva, perché possiamo scrivere una storia collettiva con tanti compagni tutti insieme, provando a fare in maniera falsa una campagna elettorale di cui non ci dobbiamo vergognare, perché andiamo a dire la nostra verità e andiamo a dire insieme con tanti compagni. E allora, il capitale si disgrega, il capitale crea competizione, noi dobbiamo costruire unità, il capitale ci divide in tante minoranze quando noi siamo la maggioranza, ci divide fra chi è bianco e chi è nero, ci divide tra chi è precario e chi è disoccupato. Noi dobbiamo ricostruire un senso comune diverso, dobbiamo cambiare questo senso comune passivizzato. E lo dico perché non dobbiamo pensare soltanto a quel 40% ormai che non vota, dobbiamo pensare a quel 40% che pensa che la politica sia qualcosa che non lo riguarda. Ecco, quello che io vorrei uscisse da questa assemblea è che ci stiamo riappropriando della politica, stiamo invitando un popolo a riappropriarsi della politica e a non delegarlo. E lo dico perché oggi per me è una giornata bellissima, bellissima, e non riesco e non voglio nascondere la mia felicità, che non sempre, diciamo, mi è capitato di avere negli ultimi tempi, quando partecipo a questo show. E penso
che ci sia da partire da una rottura. Una rottura che vi dico per l'esperienza che sto facendo in questi anni al Parlamento Europeo, è una rottura, sicuramente, lo diceva benissimo il compagno prima, con i socialisti europei che hanno votato insieme ai popolari tutte le riforme strutturali, tutte le leggi di austerità che stanno inserendo il fiscal compact dei trattati fondamentali dell'Unione. Questi sono non i nostri possibili alleati, i nostri nemici. Ai socialisti europei che stanno sostenendo e hanno sostenuto fino a poche settimane fa un governo infame, fino a sostenere il pacchetto Minniti Orlando che sta continuando a far morire gente nel Mediterraneo, che la segreta nei lati libici e continua a reprimere compagni e compagni. Sono avversari di classe, non possibili alleati. Allora, io penso che la Costituzione dobbiamo continuare a difenderla anche da chi ha votato la modifica dell'articolo 81 della Costituzione. E la seconda rottura, chiudo, è una rottura sulle pratiche, compagni e compagni, perché noi ci siamo consumate subordinando all'idea dell'unità della sinistra, l'idea che invece occorresse chiudere con una stagione fatta di accordi politicisti, fatta di tavoli, fatta di sedicenti garanti. Io credo che oggi ci stiamo riappropriando non dell'idea dell'unità della sinistra, ma della unità di chi lotta, unità, lo dico così, pensando a tanti miei ex compagni di partito che magari ora fanno segretario, sottosegretario, ricevono le telefonate da Fassino, voglio dirla così. Oggi in questa sala si vedono le compagne e i compagni fortunati, quelli che pensano che la rivoluzione non sia solo qualcosa che è accaduta 100 anni fa, non sia solo un ideale di gioventù, ma è quello che noi abbiamo davanti in ogni momento. Grazie a tutte compagne e compagni.